consigli ai suoi ragazzi. Mentre vediamo i francesi che sono pronti ai blocchi di partenza. Collinelli alla sinistra del vostro teleschermo, la Francia alla destra. Scusate, ma è ovvio che si faccia il tifo per i nostri colori e siamo certi che il 4 minuti e 958 millesimi fatto segnare prima dagli azzurri sia un segnale indicativo per questo volo verso la maglia di data. Partiti. Vedremo subito il primo riscontro cronometrico. Ecco il nostro quartetto. Primo passaggio, 326 millesimi accusati nei confronti dei francesi. Seguiamo lo sviluppo della gara. Capelli, Citton, Collinelli, Trentini. 105 millesimi, scende il distacco dai transalpini. Impegnati allo spasimo i nostri azzurri. Sono in vantaggio loro, 166 millesimi accusati dai francesi. Vediamo se aumenta il vantaggio degli azzurri. 620 millesimi, oltre mezzo secondo. Seguiamo in silenzio, sentiamo il rumore delle lenticolari sul legno. 621 ancora, inalterato il distacco da parte della Francia, impegnati anche i transalpini. 427 millesimi, diminuisce il distacco leggermente da parte della Francia. .590 aumenta nuovamente il vantaggio degli azzurri nei confronti degli avversari. L'emozione potrebbe giocare qualche scherzo, ma aumenta ancora il distacco da parte degli azzurri. Crediamo che questa sera ci sia veramente ben poco da fare contro questo quartetto. 784 millesimi, ancora in vantaggio il quartetto italiano nei confronti dei francesi. Un secondo, 139 millesimi, c'è una medaglia, c'è un piazzamento olimpico che grida vendetta nei confronti dei transalpini, una vendetta ovviamente sportiva, una rivincita da prendersi. Un secondo e 97 millesimi, i francesi provano a reagire, si sta viaggiando a livello di record del mondo. Un secondo, 187 millesimi, nuovamente aumenta il vantaggio del quartetto italiano. Ecco, vediamo il quartetto azzurro impegnato nel cambio. Diminuisce il vantaggio azzurro. 961 millesimi per loro. Callari incita. Un secondo, 175, nuovamente aumentato, nuovamente nettamente in vantaggio i nostri. Sono rimasti in tre sia i francesi che gli italiani. Abbiamo visto Collinelli condurre. Callari che incita. Un secondo, 452 millesimi, aumenta ancora il vantaggio da parte degli azzurri. Collinelli che ancora condurre, sta dando veramente tutto, vuole questa medaglia d'oro, vuole questa maglia iridata, tutte e tre sul traguardo, 4-3 e abbiamo vinto, siamo campioni del mondo. Una
medaglia d'oro, una maglia iridata, vola il casco, vola tutto, mentre vediamo gesti di esultanza, gesti di gioia. Ecco, si sta invitando il pubblico in piedi, siamo i campioni del mondo, siamo i più bravi. Collinelli esulta, guarda verso il pubblico e festeggia, una maglia che stiamo aspettando da 11 anni. Finalmente è arrivata, abbiamo preso anche una grande rivincita nei confronti dei francesi, abbiamo dimostrato di essere più forti e Atlanta è stato un episodio sfortunato. Ecco un cartello Italy World Champion, Italia campione del mondo. Come abbiamo visto prima, i cartelli Italy the best, Italy's magic, sì, veramente magica, questa Italia è veramente magica, questo quartetto. Guardate l'esultanza di Callari sul traguardo, 4 minuti, 2 secondi e 7 millesimi per gli azzurri, un tempo inferiore al 4.958. Speravamo che il nostro quartetto riuscisse a infrangere il muro dei 4 minuti, ma è stata una gara tattica, è stata una gara corsa proprio sulla Francia, è stata una gara corta, non hanno voluto strafare. Ci sarà tempo per strafare, ci sarà tempo per migliorare il record del mondo, mentre il tricolore viene portato sulla pista di Manchester per questa grande impresa dei nostri ragazzi. I francesi sono migliorati ancora, ma questa sera non bastava, ci voleva qualcosa di più, ci voleva un nuovo record del mondo da parte dei transalpini per poter battere questo quartetto che Sandro Callari ha messo su e che ha voluto portare a Manchester. Ecco le spada dei nostri ragazzi, una vittoria tutta italiana, non solo dei quattro corridori ma anche di un prodotto italiano, la bici che usano. Ecco Callari abbracciato dai suoi ragazzi. Callari che si è dimostrato veramente un grandissimo tecnico, mentre vediamo Collinelli che, ecco, Sandro mettiti il mantello, sta dicendo Andrea Collinelli a Sandro Callari, il nostro tecnico, il commissario tecnico degli azzurri, che ricordiamo commosso ad Atlanta.